Firenze, Santa Maria Novella. Domenico Ghirlandaio con gli aiuti in Santa Maria Novella affresca la storia di Elisabetta e di Maria, di Giovanni Battista e di Gesù. Sul lato destro si vedono, ecco, Zaccaria che riceve l'annunzio dell'angelo: avrai un bambino. Ed ecco Elisabetta che è incinta, Maria le è andata incontro, le due donne si incontrano. Subito sopra c'è la nascita di Giovanni Battista. Ed ecco Zaccaria che è diventato muto perché non aveva creduto, dice il nome, Giovanni sarà il suo nome. Poi c'è questo piccolo passaggio a sinistra che si collegherà poi dopo con l'Annunciazione, si vede Giovanni Battista piccolino, patrono di Firenze, Giovanni Battista che va nel deserto a meditare. Ed eccolo qui a predicare nel deserto, torniamo sopra in alto, mentre a sinistra battezza Gesù e sopra c'è il terribile banchetto di Erode dove si deciderà la sua morte, sarà tagliata la sua testa. Dall'altro lato invece abbiamo la storia di Maria, ecco Gioacchino che viene cacciato dal tempio perché non riesce ad avere bambini, ma con tutti gli le persone importanti della città di Firenze di allora, probabilmente il ghirlandaio si autoritrae qui a sinistra. Ed ecco dall'altra parte abbiamo la nascita di Maria, la si vede piccolina perché in realtà Dio ha esaudito la preghiera di Gioacchino e Anna. E subito in alto abbiamo Maria che a 7 anni sale al tempio, cioè si consacra, è già immacolata, senza macchia, è tutta di Dio, con queste meravigliose architetture di quel periodo, ed ecco il suo matrimonio con Giuseppe, siamo sempre in un'architettura rinascimentale, ed ecco l'inserto, anche qui c'è l'Annunciazione, l'angelo che entra, la Madonna si ritrae e la Madonna fa da pendant con Giovanni Battista che è nel deserto, cioè mentre lei partorisce, riceve in grembo Gesù, dall'altra parte il Battista sta annunziando il Cristo. Se noi saliamo ancora, abbiamo l'adorazione dei magi. I magi sono i patroni dei medici qui a Firenze. Ed ecco a destra abbiamo la strage degli innocenti, tutti i bambini che vengono uccisi perché il potere non sopporta la nascita di Cristo. E in alto il destino eterno di Maria che viene elevata in cielo, salendo dalla tomba. Si vede la tomba in basso, vuota, e si apre il cielo. Sono meravigliosi gli abiti che sono sicuramente gli abiti delle donne del tempio, con i modi in cui erano arredate le case, con questi putti. Qui abbiamo già visto gli uomini da questa parte che vestono gli abiti del tempo, sono sicuramente ritratti di fiorentini del 1485-1490. Allo stesso modo li abbiamo qui a destra, dove abbiamo già visto l'annunzio dell'angelo a Zaccaria, gli uomini che tutti discorrono. E qui le donne, sicuri ritratti di persone del tempo, perché ogni tempo partecipa della storia della salvezza. Ecco l'abside meravigliosa di Santa Maria Novella, con in alto la salvezza e tutti i santi che si trovano al cospetto della Trinità e l'incoronazione di Maria, che è l'incoronazione di tutta quanta la Chiesa che sale finalmente alla salvezza.